suono, una melodia, un corpo che si muove, il respiro aumenta, il cuore batte e la magia dell'arte prende forma. Caro spettatore, mi rivolgo a te, aspetta prima di giudicare. Il mio messaggio parla d'amore per l'arte, di gioia, di condivisione. Guardami, ascoltami, comprendimi, le luci salgono e si comincia. Presenzano Got Talent, prima edizione. Nessuno può capirmi, ma forse qualcuno può sentirmi quanto parlo della differenza di cui nessuno di noi è senza. Nessuno è diverso, questo dovremmo capirlo tutti facendo con grande azione la nostra comprensione. Ma che meraviglia! Fate un po'. La vita senza amore dimmi tu che vita è. Dove sei andata? Mi sei mancata. Mi perdo dentro il taxi che mi porterà da te. Bello stare a casa, musica italiana. Ci vuole ancora un po'. Prenditi il mio letto, lasciami un pacchetto. Se non vuoi non me ne andrò. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché no, so dirti di no quando vivo. Guarda al lupo! Buonasera a tutti! Mi chiamo Pietro, 80 primavere! Vengo da Presenzano, più bel paese italiano! Con questa armonichetta a bocca vi faccio ascoltare due piccoli brani, una saltarella accompagnata col tamburo e accompagnata col tamburo. Valzer! Valzer! E tu chi sei? Voi che ci fate qui? Scusa, noi dobbiamo andare avanti. No, io sono Mino ed ho un concerto ora qui a Presenzano. Buonasera, sulle mani, un applauso! Tu sei, scusa? Sono Mino. Mino? Sì. Cioè saresti il maschile di Mina? Sì, esatto. Qui? Mina ormai era già un nome preso, ho usato Mino. Ma ti sei iscritto al talent? Cioè, quale talent? Io devo fare il concerto qui questa sera, loro sono tutti qui per me. Ascolta, noi dobbiamo seguire una scaletta, adesso c'è il prossimo talento che devo presentare. No, a me ha chiamato il comune di Presenzano per fare il concerto qui. Loro sono tutti i miei follower, i miei fan, vero? Sì! Allora, sulle mani, iniziamo! Ascolta, ma cosa vorresti fare? Che talenti hai? Io canto. Canti? Sì.
Allora facciamo così, siccome a me non risulta in scaletta, adesso tu scendi, andiamo avanti e poi appena ho un buco che riesco a farti cantare... C'è l'amministrazione comunale? Guarda, non ci fa niente l'amministrazione comunale. A me mi avevano chiamato per cantare. Guarda, allora... Vado a parlare con l'amministrazione. Non voglio essere scortese, parla con l'amministrazione e poi torno. Appena c'è un buco io ti faccio cantare. Voi dovete andare via. No. Parlo guarda. Con l'amministrazione e torno. Sì, torno. Ci vediamo dopo, ma guarda che... Bionda, fare buche, io venire, io a bere, bella bionda, fare buche, vediamo qualcosa, la notte è lunga, sì, io lo scianta, prendi quello che vuoi, basta che dai me. Le stanno intorno, sono tutti uguali o sono buffi per lo più. Tu invece sei sempre diverso e lei lo sa, se vuole un tipo ci sei tu. Solo tu puoi prendere tutto, perché sei tu il più strano, sei la novità. Dai retta a noi, vedrai che faccia, ed anche tu ti stupirai. Fa effetto quasi, l'adone piace, ma poi ti viene voglia di qualcosa in più. Come un croissant, e tu sei uguale, tranquillo che lei cerca un tipo e ci sei tu. In questo remoto legno la regina sì. Ormai la tempesta nel mio cuore non è già, non è fine la mia volontà. Ho conservato le bugie per il mondo, la colpa è sua. Così non va, non sentirà. Ari, eccola un'altra volta. Sì, allora ci dobbiamo dividere la serata, purtroppo c'è stato un inconveniente, tocca a me. Ti posso dire una cosa? No, sì, cosa? Conciato così, sei veramente brutto. E tu ti sei guardato? Vabbè, io lo so di essere brutto, ma tu... Allora, senti, ma tu ti sei allora, iscritto al talent? Io non devo fare il talent, ancora con questa storia del talent. È già tanto il fonico ha tutto, quindi possiamo partire. Ma partire cosa? Devo seguire la scaletta, non è il tuo momento sì, ancora. Sì, il comune mi ha detto di dividerci, ecco, io tanto tra 20 minuti devo andare via. Allora, fai una cosa. Vai a mangiare un panino... Appena c'è un buco disponibile, io ti inserisco. Sì, ma io alle 10 devo andare via. Allora per le 10 ti faccio seguire, va bene? Ci vediamo dopo, okay. Dai. Vai. 2, 3, alza, testa e il della festa, baby. Seconda stella, seconda stella, stella destra. Questo è il cammino. E vai dritto fino al mattino, poi la strada, la tua vita è
volta l'isola che non c'è. Forse questo se ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. No, deve darsi se che mi rido che non si esiste. Non esiste dove morisce che non c'è. Ma che sarà? Che cosa t'offrirà? Quest'altra storia, quest'altra novità. E l'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. Ci dovremmo fermare a respirare. Sì, ci passa davanti la vita. Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita fatta di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va, forse di un attimo appena sarebbe con me. Tutti vestiti di vento, a inseguirci nel sole, tutti aggrappati ad un filo, e non sappiamo dove. Ogni tanto dovremo sederci e respirare, goderci di più le cose che ci accadono. Minchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale e in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E al chilometro 41, presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, già se vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure 50 d'età, e preso uno senza patente. Moi la chanteur et demi. Parlez d'amour, de vos amours, de vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo, non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Amico, dici mi,
cancella. Ma ti cancello se te ne vai. Non mi aspetto niente. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti tu da me? Te l'ho detto che torno, no? E c'è il mio punto. Te ne devi andare. Ascolta. Purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a casa, che mi manca l'aria. Io sono qui. Te ci hanno mai mannato a quel paese. Tante volte. Sapessi quanta gente che c'è sta. Lo so. Il primo cittadino è amico mio. Che te ci ho mannato io. Dimmi perché stringi forte le mie mani, coi tuoi pensieri mi allontani. Ascolta, se adesso te ne vai, no, resto qua. Non ci sarà più posto dentro me, ti giuro d'ora in poi. Io non so più chi sei, trascina via con me le tue incertezze, la tua ipocrisia, ma il male che mi fai non puoi portarlo via. Poi, una notte di settembre mi svegliai. Siamo ad agosto. Il vento sulla pelle, settembre arriva tra poco. Sulla pelle il calore delle stelle. La sapete? Vai, sfogati, tutti. Vai, vai, sfogati. Vedi che la conoscono? E quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. Soldi in tasca. Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Perché? Io non ti conosco e in fondo non c'è. E in quello che dici, qualcosa che pensi. Dico sempre quello che sei. Solo la copia di mille riassunti. Di Milo ce ne sono. Scritti male, leggera, leggera. Si bagna la fiamma, rimane la cera. E non ci sei più, e non ci sei più, non ci sei più, finalmente! Oh. Ma vi rendete conto che devo subire io? A voi briganti di Montagna, sui monti dell'Andalusia, sui monti dell'Andalusia, io non ho più padre e madre, è qui a Parigi in attesa, ma sopra un mare immaginario viaggio e me ne vado via. Sui monti dell'Andalusia.
cuore d'inverno, è un fiore di primavera che brucia dentro l'inferno, come se fosse dicevo. Sei tu che soffi sul fuoco, tu bella bocca straniera, ti spio, ti voglio, ti invoco. Io sono niente tu vera, mi distruggerai. Quando la mia vita in un momento fermerà il tempo, lo so funzionerà e tutto un senso avrà. Questo è il momento e così sia, tutti i miei sogni non sono stati una follia. Il giorno in cui ogni cosa saprò sarà il momento e lo vivrò. When life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, when you feel that you had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour, that's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun that you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour, on a galaxy we call the Milky Way. Lascia andare finché la barca va, tu non remare. Orietta sei sempre la solita, guarda. Buonasera a tutti, presenziamo, sono contenta di essere qui. Purtroppo Osvaldo non è potuto venire. Ma non è fra il pubblico Osvaldo? Eccolo Osvaldo, buonasera Osvaldo, come stai? Sei venuto anche tu? E chi è questa signora che ti sei portata dentro? Buonasera. Ah, un'amica, Orietta. Orietta, hai visto che bel ragazzo che ho trovato? Ma che bel ragazzo che c'è? Ma chi c'è qui? Ma c'è anche Milly Carlucci. Buonasera Milly Carlucci. Io Milly sono tanti anni che non vedo Milly. Milly, come stai? La montatura, un vanto per la lussur. Cosa hai nell'armatura? Un cuore con l'impugnatura. Il mio ancora chiaro e puro e col mio cuore precur. Io farò mia la tua avventura, ti amerò se tu mi giuri, ti amerò se tu mi giuri, che mi piccheranno la esmeralda. I miei sogni appena nati, caro tu mi hai soffocati, e adesso stammi a sentire, io cargo e voglio venire, a rotolarmi nel fango, e allora stringi. Così spezzato cuore in me, che il corpo ha dilaniato e separato in due, due donne sono due, tu cosa sei? Cuore in me, diviso tra due visi, cuore in me, tu che desideri perché non sai se c'è in te più colpa, più felicità. Una in cielo, con l'altra di nascosto, una è amore e l'altra è sangue al cuore, una è sempre
come l'eternità, con l'altra è tempo e niente vanità. Cuore in me, tu sei diviso in due cuori che sono due muscoli che mi conoscono, sono schiacciato ma la forza. Cuore in me, ti senti lacerato, cuore in me, che ami perché sei amato e tu lo sai, l'amore è farlo e tu ti vivo. La parola bella è nata insieme a me, col suo corpo e con i piedi nudi, lei. Scapparmi gli occhi via da Dio, lei gli ha messo la passione, desiderio in me, la carne sta che paradiso, lei mi porta via con gli occhi e la magia, non so se sia vergine o non lo sia. Credo che l'arte debba mettersi al servizio della morale collettiva, cioè l'arte ci deve comunicare qualcosa, ci deve emozionare, deve emozionare. Quindi spero che questa sera, con tutti questi talenti che ringrazio, che hanno partecipato a questa prima edizione di Presenzano Got Talent, e speriamo che ce ne siano ancora tante altre, voglio lasciarvi un pensiero, voglio concludere con un consiglio, con un'ode alla vita, vi rubo proprio un minuto, un messaggio che racchiude il destino, la creatività, il restare sempre vigile nelle situazioni senza mai sedersi troppo, la determinazione, il futuro che va senz'altro conquistato, ricercato e voluto. Solo così si riesce ad apprezzare, almeno secondo me, la vera arte, l'armonia, la bellezza, e si scoprono cose sempre nuove, andando oltre l'immutabile apparenza delle situazioni e degli avvenimenti. Non moriamo lentamente, nello spirito e nel vivere la vita. Siate curiosi, siate vivi. Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero al bianco e i puntini sulle i, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo quando è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce o non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Grazie. E a tutti i talenti che si sono esibiti questa sera, accompagniamoli al ritmo di musica con le mani, li facciamo salire più su. Nel frattempo che loro salgono, voglio ringraziare tutti gli artisti che ci sono esibiti questa sera, il comune di Presenzano, la comunità montana, perché siete fornite per l'evento, il service, Top Music, Lorenzo, Maurizio e tutti i collaboratori, Gianni, tutti quanti, grazie mille. Il sindaco, c'è il sindaco che invito a salire qui sul palco? Non c'è? Ok.
non è potuto venire forse per altre cose da presenziare. Nel frattempo sono saliti tutti da letti, facciamoci ancora un pochino di qua, così centriamo tutti, ok? Sì, allora, come ho detto all'inizio, questo talent non ha avuto una giuria, quindi non c'è un vincitore questa sera, siamo tutti vincitori, solo per il semplice fatto di aver condiviso l'arte, di aver condiviso con voi i loro talenti, ognuno di loro ha mostrato il proprio talento e ha avuto qualcuno anche il coraggio di mostrare il proprio talento, perché vi assicuro che non è facile venire quassù e cantare, recitare, ballare davanti a un pubblico. Quindi un forte applauso a loro ancora. E nel frattempo vedo già Pierluigi, a tutti quanti verrà rilasciato un ricordo, premio, simbolo, un gadget di questa manifestazione, a cui anche a Michele, guarda Pierluigi cosa ti dà, a tutti loro un ricordo di questa splendida serata insieme, Pierluigi li distruggerà tutti, accompagnato con tutto il vostro calore anche sotto la pioggia, siete rimasti qui, non ve ne siete andati, quindi grazie di cuore, fatemi un applauso a tutti voi e salutiamo ancora con un applauso tutti gli artisti.